Gianfranco Comanducci, vice direttore generale della RAI, non è un personaggio molto conosciuto, anche se sono più di 15 anni che ha molto potere e ha una scrivania molto grande dove si siedono persone importanti e lui è l'interlocutore principale per appalti, contratti e assicurazioni. Ma di Comanducci non si sa che ha una passione, una fortissima passione, quella della bicicletta. Caso vuole che l'anno scorso cade in un giro in Villa Borghese a Roma e chiede un risarcimento perché lui, essendo alto dirigente della RAI, ha una polizza molto, molto importante. Chiede risarcimento, c'è la visita medica e gli attribuiscono una piccola parte di invalidità permanente. Dopo un anno gli liquidano 500.000 euro di premio. I 500.000 euro sono stati liquidati a Comanducci dall'assicurazione fondiaria SAI, che è la stessa società che stipula i contratti di assicurazione per la RAI, e Comanducci è il dirigente che si occupa proprio di questo. Dopo il pagamento del premio di assicurazione, la società ha disdetto l'appalto con la RAI perché non era più conveniente. Le cronache dei giornali locali di quest'estate, che Comanducci, un anno dopo aver incassato il premio, dopo essersi curato evidentemente molto bene, torna a correre per le colline dell'Argentario e della Maremma. Leggo dal Messaggero: sulle strade dell'Argentario, prima, nei giorni scorsi in Costa Smeralda, per quasi 3 ore al giorno, il vice direttore generale Comanducci pedalava senza sosta. A Porto Ercole condivide la passione per la bici con un altro grande sportivo come Matteo Marzotto. Entrambi molto allenati, si possono permettere l'usso di farsi accompagnare all'uscita in Maremma da un campione come l'ex ciclista Max Lelli, che è uno che ha fatto 14 Tour de France. Adesso abbiamo rivisto Comanducci il 21 ottobre a Roma per un'altra rassegna ciclistica e sta perfettamente bene. Possiamo rassicurare i suoi parenti, i suoi familiari, purtroppo che, anzi purtroppo, per fortuna per lui, ha incassato un premio di 500.000 euro dall'assicurazione.